Il tema della famiglia oggi, che è il tema, potremmo dire, che a tutta prima parrebbe meno politico rispetto agli altri, diventa massimamente politico e divisivo. Diventa massimamente politico e divisivo. Questo è un aspetto interessante. L'amore, che dovrebbe essere la dimensione propria di una relazione a tutta prima non politica, diventa invece la posta in palio della politica contemporanea. Per questo io nella apertura del libro ho messo una citazione traendola dal Simposio di Platone, che ora vi leggo, che forse può dare il segno di tutto il discorso che ho qui in maniera approssimativa svolto, perché scriveva Platone nel Simposio: «Non è di giovamento per quelli che comandano, io credo, che nei sudditi sorgano grandi pensieri, né forti amicizie e vite in comune, cose che più di ogni altra soprattutto l'amore produce». Ecco, in effetti, il discorso del liberista ha come proprio effetto, e diventa discorso del libertino, come dicevo, nell'ambito economico, ha come proprio effetto la individualizzazione della società, la distruzione di ogni vincolo comunitario, sia esso quello dello Stato nazionale dove si è cittadini, con vincoli specifici legati alla cittadinanza, vincoli che implicano diritti e doveri, sia su microscala, se vogliamo dire così, il vincolo familiare, come essendo la famiglia la cellula genetica di ogni comunità. Deve esservi sempre solo l'individuo che si riferisce a se stesso e che si relaziona con l'altro individuo secondo il parametro mercantile. La società tutta diventa un unico mercato di consumatori. Non vi sono più, in alto, diciamo così, nella sfera, dello Stato, cittadini e cittadine, ma solo consumatori apolidi, che non hanno più radicamento nazionale, ma sono essi stessi erranti nel piano liscio del mercato globale, e in basso, nell'ambito familiare, non vi sono più vincoli solidi di tipo etico e familiare, ma solo relazioni di consumo erotico, secondo le due figure, interconnesse del precarismo sentimentale e della deregulation erotica. Questo avviene molto nitidamente se consideriamo su macro scala, non è il tema di questo specifico libro, ma ne faccio un cenno solo per chiarire meglio il tema dell'amore in relazione alla politica. Questo avviene se consideriamo il discorso cosmopolitico oggi in auge. Il discorso del cosmopolita è quello che dice che occorre rinunziare alla propria sovranità nazionale, alla propria cittadinanza come membri di uno Stato, per riconquistare su scala più grande, come Weltrepublik, avrebbero detto gli illuministi, come repubblica cosmica, come repubblica mondiale, come global democracy, dicono i teorici del cosmopolitismo, il concetto di cittadinanza. In realtà cosa avviene? Avviene che si perde la cittadinanza dello Stato sovrano nazionale e non si riconquista più una patria più grande, la patria dell'umanità, ma si diventa ciascuno patria per se medesimo. Ciascuno come individuo diventa uno stato a sé stante che si relaziona antagonisticamente con tutti gli altri. Quindi quello che doveva essere la patria universale in realtà produce la separazione individuale degli atomi concorrenziali nel piano liscio del mercato, nell'ambito economico. E nell'ambito delle relazioni sentimentali abbiamo un analogo movimento in forza del quale si decompone ogni legame familiare solido, ogni legame familiare che dura nel tempo, e prevale unicamente il godimento individualizzato, in cui la relazione diventa essa stessa a tempo determinato, il tempo del consumo della merce, che è una merce erotica in questo caso, che non implica legami solidi e di lunga durata, ma implica l'istantaneità, l'hic et nunc del consumo di una merce che poi riappare sempre di nuovo nella sfera della circolazione, attivando una sorta di consumismo erotico per cui nessuna relazione è definitiva e tutte sono pro tempore, proprio come nell'usa e getta tipico della forma merce. Questo è l'aspetto che accomuna l'ambito del consumismo nell'ambito economico e del consumismo nell'ambito degli affetti. Ecco la ragione liberista che si determina anche come ragione libertina, dicevo poc'anzi. Questo aspetto mi pare importante per comprendere tutta una serie di figure in auge
del nostro tempo. E anche il libro parla essenzialmente di filosofia, come si è detto, però poi si possono trovare tutta una ricca serie di esempi nella nostra quotidianità, anche nei rotocalchi, anche nelle serie televisive, anche nelle pellicole al cinematografo. Continuamente escono esempi che vanno in questa direzione. Ad esempio, pensate a quando Cosmopolitan, che già il nome è programmatico, che è la Bibbia, diciamo così, del turbomondialismo no border, dice che è meglio essere single, no? E di fatto avvalora pienamente questa vocazione individualizzante del cosmopolitismo mercatista. O quando in una telenovela, anzi una serie televisiva rigorosamente di tipo americano, che si chiama, se ricordo bene, Il sesso e la città, Sex and the City, una delle protagoniste dice all'altra: vedi, se sei single il mondo è per te come un grande buffet, no? Dove puoi servirti illimitatamente, un self-service generalizzato di godimenti effimeri che danno vita a un consumismo erotico illimitato. Chiaro che dal punto di vista della ragion libertina il nemico principale è la famiglia, perché la famiglia è una sorta di regolamentazione dell'eros, è una sorta di eticizzazione, avrebbe detto Hegel, dell'eros. Non è più illimitato e potremmo dire senza regole, viene incanalato e diventa progettuale. Questa è la tematica. Allora, quanto è difficile, diciamo, porre in maniera seria, avendo, diciamo, l'attenzione delle persone questi